Ed allora lui non lo sa ancora che stiamo arrivando, ma siamo veramente vicinissimi, abbiamo parlato della sua voce ed eccolo, in carne ed ossa, Faustino Coppi, abbiamo parlato di te. Tu stavi così chiacchierando, ma abbiamo scoperto che domani sentiremo la tua voce in una maniera un po' diversa, è vero? Ma sì, è vero, cioè, mi hanno coinvolto in questa cosa che è veramente simpatica, anche se diciamo non è il mio mestiere, però proprio di leggere due righe e fare un'introduzione a questo concerto e poi alla fine raccontare due cose di me, della mia infanzia e dei ricordi di mio papà. È venuta una cosa simpatica, vedo che la gente che l'ascolta è contenta, quindi... Ma tu che hai già avuto modo, quindi, da quello che ho capito, di ascoltare questi pezzi, mi parlava di grandi autori, di grandi canzoni, come tradunione un po' la materia, le due ruote, il grande amore per le due ruote. Dacci qualche informazione in più, dici cosa succederà, raccontaci. Ma sai, sono tutti professionisti seri, no? Tutti professori d'orchestra. C'è una cantante, una professionista anche lei, canta canzoni che ricordano i tempi di mio papà e poi ricordano i tempi del ciclismo. Anche c'è una canzone anche su Pantani, così sono canzoni di grandi artisti, fatte, ti dico, da personaggi che sono veramente bravi come musicisti e quindi una cosa bella secondo me, messa insieme bene. E poi c'è il racconto di un attore molto bravo che racconta sempre una storia del ciclismo che ricorda mio papà, quindi dico un misto di parole, musica e recitazione, perché veramente lo sentirete, è un bravissimo attore, è bello. Insomma, ne varrà la pena, quindi noi saremo là pronti a sentire queste parole, ad ascoltare questa musica e ovviamente ad osservare tutto quello che Marco Pantani in quel momento ci vorrà dire. Speriamo che piaccia a tutti e se Marco vede da lassù che piaccia anche a lui. Grazie, grazie mille.